Bentornati, vediamo brevemente lo strumento sfumatura che si richiama con il pulsante G. Questo strumento serve a creare in automatico delle sfumature, quindi determinando un punto iniziale e un punto finale si possono andare a creare delle sfumature in maniera assolutamente istantanea. Queste sfumature possono essere lineari o radiali, quindi rotonde che si snodano da un punto centrale, ed è possibile andare a selezionare i colori tra questi template già selezionati da Photoshop. Oppure, facendo doppio clic su questa bandiera colorata, è possibile andare a scegliere noi con più precisione quelli che vogliamo essere i colori della nostra sfumatura. In questo caso io li scelgo pressoché a caso, ma potevo farlo anche in maniera ragionata. E vedete che a questo punto i colori della mia sfumatura sono esattamente quelli che ho selezionato. Questo strumento diventa molto interessante quando si va ad applicare sopra delle immagini. È possibile infatti creare una sfumatura, dopodiché applicarla con metodo di fusione luce soffusa o colora, o quello che più ci piace, per andare a creare degli effetti di colorazione davvero molto interessanti. Beh, io spero che questo strumento vi possa tornare utile, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e noi ci vediamo alla prossima.